Allora, dovete scusarci per settimana scorsa che abbiamo latitato un po'. Questo capello mi sta già facendo girare le balle dei tagli. Allora, ciancio le bande, fanculo. Oggi è domenica 21 novembre, sì, è circa ora di pranzo, e oggi è giornata mondiale di pizzoccheri. È stata inventata pochi giorni fa. Però fuori è brinato e freddo, c'ho fame, perché non fare pizzoccheri? Giustamente, facciamo sti cazzo i pizzoccheri. Cosa serve per fare i pizzoccheri? Allora, cosa può servire per fare i pizzoccheri? Vabbè, la metà di voi li avete già mangiati, però, camera, avvicinare, prego, avvicinare. Avvicinare, allora prendete una pentola un po' grande, gli mettete l'acqua a piacere, salate, coprite e avviate. Sto prendendo un lanciafiamme e avviate. Poi vi servono i pizzoccheri. Ma sta registrando? Ok, perfetto. Ah, dimenticavo una cosa molto importante. Noi non incitiamo all'alcolismo, a tutto. Però vuoi mangiare i pizzoccheri senza una bottiglia di rosso? Vabbè, non facciamo vedere cos'è che è, perché non ci sponsorizza mica. Però è Nebbiolo, Valtellina, potete andare a intuire. È una rapida ricerca su Google. Cos'è che stiamo... Allora, qui l'acqua sta bollendo, passiamo per la fiamma e usiamo qua. Ecco, coste e patate sono qui. Diamo una rimestata, 2 secondi. Queste erano un po' gelate. Vabbè, adesso 2 secondi. Stappo il vino perché gli facciamo prendere un po' di aria. Io stappo a tra poco. Adesso bolle l'acqua, messo giù le patate, le coste, mettiamo giù i pizzoccheri. Adesso questi sono un po' attorcigliati. A posto. Senza un ostione non è una giornata prolifica. Quindi li apriamo un po' fuori, almeno questi che sono così. C'è un motivo se vi ho detto, almeno con questi pizzoccheri qua, di prendere una pentola abbastanza grande. E gli date una rimestata, le spantegate fuori bene e a tra poco. Ok, ci siamo. I pizzoccheri, cameraman, quadra, guarda, va, che bello. Abbiamo anche una bella rimestata in diretta. Poi, ecco, passiamo il pelo. Ok, qua, le dita, grazie, 2 mani, ecco. Ok, dobbiamo fare la sferzata da mettere poi sopra perché giustamente capirete poi. Quindi abbiamo detto aglio, ciao, giù e poi uova. Vabbè, io ho la possibilità di avere quello giallo. Voi prendete quello del supermercato quando lo trovate, se abitate tra i monti andate di burro giallo. A tra poco. Abbiamo detto aglio e burro che ce n'è, diciamo che è una buona quantità. Potrebbe starcene un po' di più se caso aggiungiamo. Avviamo la fiamma, cacciamo su a sciogliere il burro e più basso.
Facciamo sciogliere il burro. Inizia già. Va. Inizia già a sciogliersi. Ma che profumino, che profumino. Spettacolo. E adesso manca una girata comunque che non gli fa mai male. So. E vabbè, nel frattempo io ho aperto il prosecco, non è il bicchiere giusto, ma ho dettagli. Cin cin. E ora bisogna affettare il formaggio per da mettere giù poi alla fine nei pizzoccheri. A tra poco. Prendete il vostro formaggio giovane, in questo caso è pizzoccherino. Togliete le croste, c'è chi la raspa giù come volete, e più vicino che così si vede bene. C'è chi lo fa a tocchetti, però non si scioglie bene. E se lo fai giù a fettine fini, a mio avviso, e mica solo a mio avviso, si scioglie meglio quando aggiungi il formaggio alla fine. Ho scelto due formaggi diversi perché dà un po' più di consistenza, struttura e sapore. E vabbè, questo è proprio giovane giovane, questo è casera, un po' più filo più stagionato e più saporito. Non ho sotto mano quello bello saporito, quello grasso d'Alpe, dritta. È preciso perché se non mi vedono storto, dicono è già ubriaco, no, è l'inquadratura storta. Con quello grasso d'Alpe che ho fatto qualche volta, stagionato un anno, fidatevi, fine del mondo. E finisco qua e ci vediamo dopo. Adesso scoliamo i pizzoccheri perché ci stanno. Voilà, voilà, che bello. Casino necessario. Mi spiace per le vostre orecchie, cazzi vostri. Giù il formaggio. E voilà, voilà. Non vi sta venendo fame voi? Sì. Vabbè, rimanete con l'acquolina in bocca, ci vediamo quando impiattiamo. Vabbè, buon appetito, stronzi!